Buongiorno a tutti e benvenuti nella mia cucina, la cucina della mia vita di campagna. Oggi è sabato 3 febbraio e come spesso accade a casa nostra, sabato sera si mangia la pizza che preparo io. Come vi ho accennato nell'ultimo video che ho fatto sulla pasta fresca in versione senza glutine, scusate, vi ho fatto vedere anche su Instagram. Ho ricevuto il regalo da mia mamma a Natale, questo bellissimo libro. E ci sono delle ricette fantastiche e grazie a questo libro ho scoperto dei preparati per fare la pizza, delle farine e ho anche scoperto che si può fare il lievito madre senza glutine ed è una cosa che vorrei iniziare a fare. Oggi farò la pizza senza glutine per tutti quanti, quindi a differenza delle altre volte in cui preparavo un impasto senza glutine e uno con glutine, essendo riuscita a fare una pizza molto buona senza glutine, così anche mio marito ha detto: "Ma perché questa volta non la fai senza glutine e ce la mangiamo tutti così?" E quindi ho pensato di seguire il suo consiglio, insomma, di procedere. Allora, vi faccio vedere. Ieri sono riuscita a trovare in un negozio qui della mia zona questa, la farina, il preparato per la pizza della Caputo, che appunto in questo libro viene citato parecchio. E non l'avevo ancora trovato, questo ideale per pizza e pane, e io lo proverò proprio oggi. Con la pizza. Poi però voglio dirvi e segnalarvi che questo preparato per pane, pizza e focacce della Farma & Co. Bakery è ottimo. Io ho fatto una pizza sofficissima, strepitosa e ve lo consiglio. Io anche questo lo trovo in un negozio di alimentari senza glutine, sempre della mia zona, però di un paese diverso. E poi ho trovato anche questa, sempre in entrambi questi negozi della Revolution. Questa pane pizza dolci con questa farina, ho fatto il pane in cassetta con la macchina del pane, è venuto una cosa spettacolare. Veramente nessuno se ne dava pace l'altro giorno, infatti lo rifarò. Perché veramente è venuto un pane tipo un pane in cassetta, insomma, di quelli che si comprano per fare anche i panini da sandwich. Sembrava quasi un tramezzino, ecco, soltanto che intorno gli è venuta un po' di crosticina, ma proprio poca roba. Questo ovviamente l'impasto sempre solo con la macchina del pane. Perché? Allora, la macchina del pane ho deciso di dedicarla alle preparazioni senza glutine. L'avevo utilizzata una volta o due per fare il pane con glutine, ma ho deciso di non farlo più e di dedicarla solo a questa preparazione, in modo che io sia certa che non avvenga nessuna contaminazione. E visto che fare gli impasti senza glutine è più difficile, con la macchina del pane fare appunto il pane è molto comodo perché si fa tutto lì, fa tutto lei. Il risultato è ottimo, quindi per chi ha questi problemi consiglio magari questo piccolo acquisto, questo piccolo investimento, io vediamolo così. A me la macchina in panna l'ha regalata a mia mamma, l'ha acquistata alla Lidl, ma mi pare insomma, di capire che alla Lidl ciclicamente poi queste cose vengono messe in commercio, quindi non faticherete sicuramente a trovarla. Magari state attenti, io ho l'app della Lidl, ogni tanto vado a vedere lì le offerte della settimana, insomma le cose che escono di settimana in settimana, e quindi insomma, potrete trovarla. Va bene, adesso vi mostro come procedo io con l'impasto. Io utilizzerò la planetaria, una cosa semplicissima, però spero che questo video possa aiutare chi magari è incappato in questo problema, chiamiamolo così, della celiachia e magari ha timore, ha paura di affrontare la preparazione di una pizza.
Ecco, spero che questo sia di aiuto in questo senso, perché di per sé non c'è molto da far vedere, nel senso che sono passaggi, non è nemmeno una ricetta. Però, ecco, anche leggendo questo libro ci si rende conto di come in realtà si possano fare grandi lievitati. Pur non utilizzando il glutine, quindi invito tutti a non spaventarsi e il mio video vuole essere un incoraggiamento a chi deve iniziare questo percorso. È tutto qua. Come dico sempre, io non sono uno chef, sono una mamma che cucina, quindi se faccio qualcosa, insomma, che non vi risulta essere perfetto, insomma, abbiate pazienza. Ci vediamo fra un po'. Allora, qui ci sono 800 g di acqua che io sto leggermente scaldando. In una parte di questa acqua andrò a sciogliere il lievito. Allora, prendo una parte di questa acqua in questa tazzina e ci vado a mettere un po' di lievito. Ci appoggiamo qui e un po' di miele. Allora, andiamo a prendere un cucchiaino di miele. E il lievito, io utilizzo questo, oddio mi cade, ma far tutto con la mano non è facile. Utilizzo questo del Conad, lievito di birra secco ed è specificato che è senza glutine. Quindi lo verso dentro. Adesso mescolo e poi aspetto che si formi quella bella schiumetta prima di proseguire con la ricetta. Allora, ho messo la ciotola della planetaria sulla bilancia, la farina la metterò tutta perché è 1 chilo, quindi io farò una bella pizza grande e se ne avanza poi la metterò in freezer per avere qualche merenda pronta per la scuola. Quindi mi sono impressionata un po' guardando che c'è scritto su questa confezione, la farina dei professionisti. Aiuto, siamo a questi livelli? No, scherzo, ovviamente. Allora, intanto il lievito comincia a fare la schiumetta. Qui azzeriamo la tara. Dobbiamo aggiungere 35 grammi di sale. Quindi io lo metto il sale e lo nascondo, nel senso che non deve venire a contatto diretto con il nostro lievito. Vediamo se arriviamo, siamo a 30, 33, ma va bene. Allora, metto sopra un po' di farina, quindi il miele che solitamente ne metto un cucchiaino l'ho già messo nel lievito. Adesso andiamo a mettere l'acqua. Questa è l'acqua che abbiamo scaldato prima. Mettiamo questa. Azzero di nuovo la tara e vado a versare anche 35 grammi di olio extravergine di oliva. Quindi tengo d'occhio la bilancina. Ecco, si è spenta perché questa bilancia ha le batterie scariche. Vabbè, vado a occhio, ragazzi. E boh, la bilancia ha le batterie scariche. E poi andiamo a mettere il lievito, guardate che bella schiumetta che ha fatto. Quindi lo versiamo. Ok, ho spento un attimo la videocamera perché volevo pulire bene la tazzina e mettere tutto il lievito già messo dentro. Quindi adesso passiamo al momento dell'impasto. Allora, ho messo il boccale della planetaria nella sua posizione, ho montato la frusta K, che poi andrò a sostituire appena l'impasto sarà formato con questo col gancio. Quindi non c'è niente di strano, come vedete. Chiudo, faccio partire adesso a bassa velocità. Anche perché queste farine sono estremamente volatili e se non fate attenzione vi esce tutto. Come vedete, l'impasto si è già formato
formato, quindi adesso vado a sostituire la frusta K col gancio e faccio ripartire. Ecco, ho montato il gancio, quindi chiudo la planetaria e faccio ripartire. Lascio impastare 10 minuti. Ecco, dopo 10 minuti l'impasto si presenta così. Io adesso coprirò questa ciotola e poi farò, diciamo, delle pieghe, una sorta di pieghe, ma dopo vi farò vedere. Quindi questa per ora lieviterà qui fino al raddoppio. Quindi la lascerò qui dentro fino al raddoppio e ogni tanto le darò un aiutino. Eccoci qua, sono passate 2 ore da quando abbiamo impastato insieme la pizza e voilà! Direi che è raddoppiata, guardate che bella! Io sono molto contenta di vedere questo impasto. Allora, adesso guardate com'è soffice, fantastico! Sembra quasi un impasto col glutine. Adesso faccio questa mossa, prendo quest'altra ciotolina, ciotolona. Questa bella terrina grande, metto dell'olio, così, un bel po', ungo un pochino la base e i bordi facendo scorrere l'olio e poi stiriamo sulle maniche. Anzi, aspetta un attimo a ungermi le mani. Praticamente io voglio trasferire l'impasto qui dentro. Mi aiuto con la mia spatolina. Guardate che bello! Sono felicissima di questo impasto, veramente. Guardate che meraviglia! Sono proprio contenta. Qua. Allora, riuscite a vedere bene? Forse è meglio che io metta qui questo bellissimo impasto. Adesso farò così. Diciamo che poniamo di voler cuocere la pizza alle 7 di questa sera. Io la lascerò in questa ciotola fin circa le 5. Dopodiché la andrò a stendere nella teglia dove cuocerò, nelle teglie dove cuocerò la pizza, perché lì verrà la seconda lievitazione. Nel frattempo, da qui alle 5, ogni tanto, tipo 2, 3, 4 volte, andrò a fare questa sorta di pieghe. Vi dirò che con questa farina sto notando che l'impasto non è estremamente appiccicoso come invece lo sono gli impasti senza glutine di solito, almeno quelli che ho provato io fino adesso. È anche per questo che ho messo parecchio olio, perché in questo modo è più facile da maneggiare. Se no, alla fine non mi sono unta le mani, ma le ho unte direttamente qui toccando l'impasto. Quindi io ogni tanto verrò qui, sgonfierò l'impasto e farò queste poche pieghe. Questo serve per inglobare aria e per rendere più soffice il tutto. Adesso di nuovo coprirò questa terrina, questa teglia e appunto aspetterò il tardo pomeriggio per metterla in teglia, dando comunque ogni tanto queste piccole pieghette, diciamo. E questa è una manovra, secondo me, estremamente utile e molto semplice. In fondo, come avete visto, ci si mette qualche secondo. Ve lo faccio rivedere. Bene, ci vediamo più tardi per mettere l'impasto nella teglia. Eccoci qua, sono le 5, l'impasto è super super lievitato, non mi sembra nemmeno appiccicoso, quindi adesso non ci resta che metterlo nelle teglie e lasciarlo di nuovo lievitare. Io lascerò lievitare un altro paio di ore
E poi si potrà procedere come per una qualsiasi pizza, quindi metteremo il pomodoro più o meno condito e condito a piacere, quindi o con l'origano, col basilico, con l'aglio, insomma come volete. E poi la mozzarella, se vi piace, le verdure, la carne, insomma quello che preferite, come per una qualsiasi pizza tradizionale col glutine, cioè non c'è proprio niente di diverso. Allora, e la cottura altrettanto è sempre la stessa per una qualsiasi pizza normale. Io nei libri di ricette solitamente leggo di temperature, cioè di posizionare insomma la temperatura del forno a 220 200-220 gradi. Io invece solitamente la pizza nel forno elettrico di casa la cuocio a 180-190 gradi, non uso mai delle temperature così alte. Diverso è sicuramente per il forno a legna, però quella è anche un'altra modalità. Insomma, nel forno a legna avrei messo la pizza sulla palla poi direttamente in forno. Adesso dovremmo provare anche a cuocere questa pizza nel forno a legna, però dovrò sempre metterla nelle teglie per evitare eventuali contaminazioni, insomma. Ecco, l'impasto è veramente bello. Adesso ne prendo un pezzetto, queste due teglie non mi basteranno, ma poi ne prenderò delle altre. Ecco, è veramente un impasto molto molto maneggevole. Io quando ho fatto la pizza con l'altra farina, quella che vi ho fatto vedere questa mattina, non riuscivo a stendere la pizza in questo modo, era molto molto più appiccicoso l'impasto e non riuscivo proprio a maneggiarla così. Va da sé che tirandola tende a rompersi, si creano dei buchetti, però insomma basta richiuderli un po' con un po' di pazienza. Consiglio di stendere proprio un po' alla volta, pigiando con i polpastrelli senza fare manovre strane. E io sono andata un po' a occhio, avete visto, ho messo una pallina di impasto. Va da sé che più impasto mettete, poi più la pizza vi potrà venire alta. Se mettete meno impasto, tirandola, la pizza verrà un po' più bassa. Adesso poi si gonfierà di nuovo, lieviterà di nuovo, quindi alla fine sarà comunque un po' più spessa e soffice, non rimarrà così come la vediamo adesso. Comunque cerco di farvela vedere un po' più da vicino. Ecco, è già tirata, è comodissima, veramente è un impasto, non posso dire niente, è la prima volta che uso questa farina, ma è veramente ottimo. Sentiremo il gusto a livello di gusto, ma non credo che avremo qualche delusione. Ecco, si presenta così. Adesso la luce è pessima, però quindi adesso queste le preparo, tutte le varie teglie, le metto in forno a forno spento a lievitare e poi procederò come una qualsiasi pizza, come vi dicevo prima. Comunque dopo ve la farò vedere anche cotta e tagliata, così vi faccio vedere la parte interna. Allora, ecco che abbiamo sfornato le pizze. Adesso la luce è pessima, però questa è venuta più bassa. Evidentemente avevo messo meno impasto. Questa è più altina. Adesso vi faccio vedere al volo le altre due. Ecco qua, adesso le tagliamo e vediamo come sono all'interno. Ok, adesso proviamo a tagliare. Vediamo come è venuta. Direi soffice, non è altissima, ma in fondo qui in casa piace un po' bassettina, però direi che sembra morbida. Adesso l'assaggiamo. Buon appetito!